Ciao a tutti, oggi si parla del Cacciatore, seconda stagione, serie che ancora una volta rivoluziona il panorama televisivo italiano in fatto di serie e che ancora una volta ci regala una stagione pazzesca, densa di eventi, di colpi di scena, di plot twist, di momenti straordinari con un'intensità narrativa drammatica enorme e che ancora una volta ci regala un ritmo, un montaggio e una messa in scena estremamente dal respiro internazionale. È una serie che si potrebbe tranquillamente definire un vero e proprio ponte tra quello che è stato la piovra negli anni 80 e 90 a quello che è la serialità americana. Questa serie è un qualcosa di incredibile. L'unico difetto che gli si può trovare è semplicemente quello che non è adatto a chi non ama le storie di mafia, le storie poliziesche, le fotografie di Cosa Nostra, le fotografie della nostra realtà e soprattutto a chi non ama la violenza, perché questa serie di nuovo mette in scena dei contenuti e lo fa in maniera abbastanza esplicita. La serie riprende esattamente dal punto in cui si era interrotta la stagione precedente, cioè col matrimonio del personaggio di Saverio Baroni, interpretato ancora una volta in maniera magistrale da Francesco Montanari. Nel finale della prima stagione scopre dove potrebbe essere nascosto Giovanni Brusca insieme al fratello e qui continua la caccia a Giovanni Brusca. Quindi dopo la caccia e l'arresto di Bagarella, la stagione 2 si concentra sulla caccia e l'arresto dei fratelli Brusca, cioè coloro che insieme a Bagarella, Rina e Provenzano hanno ucciso Falcone, Borsellino e tutto il pool antimafia. Ora, la stagione 2 evolve la prima, è meglio, difficile a dirsi, sono molto simili. Personalmente l'ho gradita di più perché racconta un qualcosa di ancora più agghiacciante rispetto a quello della prima. Cioè, nella prima stagione avevamo un personaggio che faceva della caccia la sua ragion d'essere, cioè faceva della caccia l'indagine, il cacciatore che cerca di prendere le prede. Questa era la prima stagione. La preda era Bagarella, lui era il cacciatore. Nella stagione 2 il cacciatore muta, cambia la caccia, non è più una caccia, è l'ossessione del cacciare, l'ossessione del dover arrestare questi delinquenti. C'è un bel parallelismo con i videogame. Entrambi i personaggi, sia il buono che il cattivo, quindi sia Severo Barone che Giovanni Brusca, giocano ai videogame e ne rimangono quasi ossessionati. Era quello il periodo in cui arrivavano queste console, mi ricordo Nintendo, poi la PlayStation negli anni metà anni 90, però questo concetto che c'è del videogame, mi sembra che se non mi ricordo male nella serie si veda che giocano a Doom, cioè questi cosiddetti sparatutto. Beh, lo sparatutto è una caratteristica molto importante quando ci si gioca, cioè devi stare sempre attento, sempre allerta, perché ti potrebbero spuntare nemici da un momento all'altro e ti sparano. Ed è proprio il concetto che si nasconde dietro alla seconda stagione, cioè non più la caccia cacciatore-preda, ma l'ossessione, il dover sempre stare allerta, il non potersi rilassare un attimo. Questo perché? Perché nella storia di questa stagione 2, il personaggio di Baroni insieme al suo amico Carlo Mazza vanno con le proprie famiglie in vacanza. E proprio nel momento in cui loro sono in vacanza, il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio di un pentito rapito già nella stagione 1 e tenuto in ostaggio per più di un anno, viene ucciso, viene sciolto nell'acido dai fratelli Brusca. Ora, questo avvenimento, la caccia era un'ossessione già nella prima stagione, ma qui lo diventa molto di più. Qui diventa proprio un'ossessione non solo perché vuole arrestare Brusca, ma soprattutto per quello che hanno fatto a questo bambino, perché lui sapeva che l'avrebbe salvato, lui ne era convinto. Quindi nel momento in cui scopre che il bambino è morto, nel momento in cui scopre che il bambino è morto, la sera in cui lui era a divertirsi con la sua famiglia e i suoi amici, per lui diventa un'ossessione catturare questi assassini. È proprio, diventa quasi un personaggio antipatico perché è veramente ossessionato. È anche vero che se non ci fossero stati personaggi così ossessionati, probabilmente tutti questi latitanti lo sarebbero ancora oggi. Quindi ben venga, il problema è che nel momento in cui lui si avvicina alla verità, si avvicina alla cattura di Brusca, si avvicina a quello che è il suo obiettivo e della sua ossessione, più lui lo fa, più di nuovo lui si allontana dalla moglie, che adesso appunto è sua moglie e ha anche una bambina, quindi ha una famiglia e deve tenere conto di questa cosa nell'equazione della sua ossessione. E tutto questo è raccontato in maniera, di nuovo, bellissima dal punto di vista degli autori, dal punto di vista della regia, ancora una volta di Davide Marengo, e dei due attori, cioè di Francesco Montanari e di Miriam Dalmazio, cioè due attori veramente con un'alchimia incredibile che anche quando si odiano, o meglio, quando lei finge di odiarlo perché non lo sopporta più, perché non sa come fare, lei quello che vorrebbe non è che lui smettesse di lavorare ma che lui si facesse aiutare, che andasse da uno psicologo, ma lui no, lui non cede. Per lui la sua psicologa sarebbe la moglie, sarebbe la famiglia, sarebbe il poter tornare a casa la sera e rilassarsi. Ma è ovvio che è un concetto e una dinamica familiare piuttosto complessa da spiegare per chi non fa quel lavoro lì
E tutta questa dinamica, tutto questo conflitto interno a questa famiglia viene fuori veramente molto molto bene, in maniera molto chiara, da tutte le scene che riguardano questa tematica. Ancora una volta, coprotagonista della storia è il procuratore Carlo Mazza, che insieme a Barone indaga e che ha come scopo anche lui arrestare i fratelli Brusca. La cosa interessante è la dinamica dell'amicizia che c'è tra questi due personaggi, iniziata con un'inamicizia nella stagione precedente, ormai amici profondi, è proprio la decisione che Carlo Mazza fa all'inizio della stagione, cioè nel momento in cui cattura Brusca, lui dà le dimissioni e va in pensione. Questo è quello che ha promesso la moglie alla figlia, e ha messo questa lettera di dimissioni in una videocassetta, in una custodia di videocassetta del film L'anno del dragone. E tant'è che tutti sanno ormai che questo procuratore smetterà, questo magistrato smetterà di indagare quando avrebbe arrestato i Brusca. L'unico che non crede che se ne vada è proprio il personaggio di Saverio. Questo perché? Beh, un po' perché lo conosce, un po' perché ha messo la lettera, come gli fa notare, nella cassetta dell'Anno del Dragone, storia di un poliziotto che non si arrende mai. Quindi Barone è convinto che Carlo resterà con lui per sempre, che resteranno insieme finché non li avranno catturati tutti. Perché ricordiamoci, la serie racconta l'arresto di Brusca, ma ancora latitante, ancora in giro c'è il personaggio di Provenzano. E su questa tematica si apre il subplot, la sottotrama. Provenzano nella prima stagione viene nominato spesso, viene esplicitamente detto al procuratore capo che Provenzano va lasciato stare, non va ricercato, non va arrestato, non ancora. Nella stagione 2, parallela alla storia di Barone che dà la caccia ai fratelli Brusca, c'è la storia di Francesca, una poliziotta che, interpretata da Francesca Einaudi, che ha un contatto con un uomo che potrebbe portarla da Provenzano, ma le indagini su quest'uomo, su questo pentito, sono bloccate, sono ferme. Nessuno crede a questo pentito e quindi nessuno dà la possibilità a Francesca di arrestare Provenzano, di poterci arrivare. A quel punto Francesca va dall'unico magistrato che non segue le regole, cioè Saverio Barone, e entrambi sul finale della stagione cercheranno di mettere insieme le forze per poter arrivare a Provenzano. Il finale della stagione 2 è un finale molto aperto, che ovviamente lancia la stagione 3. Non ho idea di che cosa racconteranno nella stagione 3. Sono ovviamente molto curioso, anche perché le prime due sono letteralmente un capolavoro, e quindi sono curioso di vedere dove porteranno il personaggio di Saverio Barone, dove lo porteranno gli autori, dove lo porterà il regista, e sono curioso di vedere il post cattura Brusca, cioè Brusca, ovviamente, i fratelli vengono catturati in questa seconda stagione, in un episodio forse tra i più belli dell'intera stagione 2 e anche della prima, un episodio estremamente emotivo, un finale che non lo so, io ho pianto vedendolo, vedere il sacrificio di tanti uomini che finalmente assume un significato grazie alla cattura di questi due assassini spietati. È una scena che non può non commuovere, tra l'altro girata e scritta in maniera divina. Sono curioso di vedere cosa succede adesso, sono curioso di vedere quell'aspetto lì. Un'altra tematica veramente molto bella è: nella prima stagione c'era Bagarella, che era questo ovviamente latitante, che aveva la passione per Ivano Spagna. Nella stagione 2 invece assistiamo al fratello piccolo di Brusca, che ha una ossessione per gli alieni. Cioè lui è convinto che esistano e conosce delle persone che sono ossessionate dagli UFO. E c'è questa tematica che non è importante per la storia, ma è importante per la caratterizzazione dei personaggi, perché il cacciatore, se c'è un pregio, è proprio questo: non ti racconta la classica caccia del poliziotto ai cattivi, ma ti racconta chi era il poliziotto e chi era il cattivo, chi era il buono e chi era il cattivo, e te li mescola, te li fa fare. Perché Saverio Barone è un personaggio ovviamente positivo, è il buono della situazione, ma è anche un uomo ossessionato, è un uomo che quasi sfocia nel lato oscuro della forza pur di arrivare al risultato. Dall'altra parte, nella stagione 2, abbiamo i fratelli Brusca, che sì, sono assassini spietati, ma hanno una vita familiare particolare, molto più, tra virgolette, amorevole di quella che ha Saverio Barone. Addirittura, appunto, questo legame che stringe il Brusca piccolo con gli alieni, che stringerà con una donna durante la stagione 2, fa tenerezza. Perché fa tenerezza? Perché ti fa veramente capire come potenzialmente questi due ragazzi, se fossero cresciuti in un ambito diverso, in maniera diversa, sarebbero potuti diventare due ragazzi del tutto normali. E questa è una messa in scena, è una narrazione piuttosto coraggiosa che viene, ripeto, raccontata in maniera praticamente perfetta. Concludendo, stagione 2 bellissima, al pari della prima, forse anche migliore sotto alcuni aspetti e più emotiva.
sono meno episodi, il che forse funziona anche meglio perché è tutto molto più compatto, molto più veloce, no? C'è questa voglia di arrivare alla fine, a vedere cosa succede ed è tutto raccontato in maniera molto precisa, senza sbavature, non c'è una scena che non serva a niente, tutto quello che si vede, tutto quello che si sente è tutto utile ai fini narrativi, veramente tutto. 8 episodi condensati da un ritmo e da una regia praticamente impeccabile. Quindi a serie assolutamente da vedere, assolutamente consigliata.